Come? Franco Tasselli. Franco Tasselli, allora siamo arrivati che tuo padre decise di andare via dall'Etiopia e quindi va in Rhodesia. La Rhodesia del Nord si chiamava? Rhodesia del Sud. Del Sud, attualmente Zimbabwe. Sì. E quindi lì? Siamo andati, mio papà ha trovato un lavoro in una piantagione e siamo andati tutti nella piantagione. Quanti fratelli eravate? No, io solo io e mia sorella è nata in Etiopia, io e mia sorella. Eravamo due. Mia sorella e tua madre? È mia madre, naturalmente. Certo. Allora, nella piantagione avevamo casa gratis, trasporto gratis, carne, latte, acqua, tutte le città. A quei tempi era... Non era una cosa da poco. Beh, fammi una sintesi. Hai vissuto bene o ci sono stati anni molto difficili? No, ho vissuto bene, solo che per completare le mie scuole io avevo fatto il liceo, Addis Abeba, il liceo francese. Entrato in Rhodesia ho dovuto andare alle scuole superiori in collegio. Ho capito. Ma se tu tornassi indietro, emigreresti ancora o rimarresti in Italia? Sotto le condizioni di una volta sì, adesso no. Adesso no, stai meglio all'estero. Sì. Ma secondo te gli italiani, la maggior parte in Africa non gli è andata bene, in Libia, in Somalia, però secondo te una parte degli italiani invece hanno vissuto bene? In Rhodesia chi aveva piantagioni, chi aveva imprese, vivevano benissimo. Adesso